Niente, volevo fare gli auguri allo chef perché è bravissimo. Grazie. Hai visto? È vero, molto bravo. Tu sappiamo che prendi spunto ogni tanto dai nostri suggerimenti, visto che vivi da solo, ricordo bene, quindi ti applichi ogni tanto in cucina. Stasera ha dato dei suggerimenti utili anche per te, Angelo, hai visto? Sì, infatti, ma veramente io vi seguo ogni sera, però non telefono mai perché poi, insomma, grazie. Sono impegnato a scrivere, magari a prendere appunti. Comunque, mi ha fatto piacere ieri sera del fatto del menù universitario. Che sì, non lo so, abbiamo preso l'iniziativa, con un, grazie alla richiesta di un nostro amico, ci è venuto in mente di fare un menù dedicato agli universitari. Sì, è stata una bella idea del vostro telespettatore. Sì, quindi, è vero. Comunque, volevi chiedere qualcosa al signor Giampiero? No, volevo fargli gli auguri e salutarlo perché è bravissimo. Fare gli auguri. Grazie, sono onorato che hai chiamato solo quando ci sono io. È la terza volta. No, però è stato impegnato, sì, però è questa stato, volta. Ecco, invogliato dalla sua presenza, questo è vero. Sì. Questo è vero. Sono contento, veramente. Ho visto che ha fatto lavorato con le castagne, insomma, sì. Anche perché io abito in montagna, quindi da me ci sono castagne, funghi, insomma. Sono cose da valorizzare. È vero. Anzi, e ora faremo anche un riepilogo, quindi per chi non ci ha seguito prima rispiegheremo bene quello di cui stiamo parlando. Va bene, Angelo? Perfetto, grazie. Grazie a te. Buonasera. Buonasera anche a te. Grazie, buonasera. Angelo. Ciao, lo chef ti ringrazia. Ciao. C'è qualcun altro? Allora, iniziamo, chef. A questo punto avete assaporato anche questo secondo, era buono? Sì, buono. Oh, mi fa piacere. Facciamo assaggiare io anche io a cena non vi invito. Fai il fallimento, faccio l'invito. Io avrei voluto avere un invito, chef, veramente. Invece vi è andata male per stasera. Facciamo assaggiare anche l'ananas ai sì. nostri amici e poi facciamo subito un riepilogo dei piatti che abbiamo preparato questa sera. Perfetto. Grazie. Pronto? C'è un piatto poi. Sì, signora, buonasera. Buonasera. Assaggiate un po'. Benvenuta, signora Maria, prego. Complimenti per la trasmissione perché stasera ha avuto raggiunto un'eccellenza. Oh, grazie signora, molto gentile, sono tutti bravi, in effetti ognuno degli chef porta la sua professionalità qui a MasterChef, quindi ha ragione, anche in questo caso grazie allo però chef. Però vi volevo fare una richiesta. Sì signora, no, perché no? Da parte mia. Sì, scusami, prego. Se mi permetto. Io ho notato che anche in altre puntate c'è una signora, sì? Anzi forse sono due, che fanno richiesta di avere chiarimenti sulla pastiera, perché sono persone anziane e forse non hanno avuto la possibilità di scrivere bene il procedimento. Una ha il problema con le chiare d'uova che ne salgono a galla, sì, e un'altra sì. con il grano, che non ha capito bene come si fa la cottura. Ha chiamato anche oggi, se non sbaglio, signore, infatti, l'abbiamo spiegato. Infatti, io ti volevo chiedere se magari potevi, non lo so, fare tu la proposta di anche mezz'ora, che le persone telefonano e chiedono questi consigli, ecco, magari lei dice, dedicare un angolino ai chiarimenti per il nostro pubblico. Bravissima. Ho capito. Se magari delle persone che come queste che hanno chiamato, che sì. non hanno magari molto pratica, non l'hanno mai fatta. Sa anche che possiamo fare, signore, in effetti non è non che capiscono. Sì. Sì. Però se la vedono fare forse recepiscono meglio questa. Ah, ma quindi noi dovremmo poi rifarle in diretta, questo vuole dire diciamo a livello pratico. Spiegare molto bene il sì. procedimento e dedicare solo a questo la spiegazione, forse è più comprensibile, perché giustamente i cuochi si devono dare da fare per cucinare, possono dedicare poco tempo a spiegare. Diciamo, ho capito. Le persone che sono anziane a recepire questo tipo, ecco. Ho capito. Perché comunque signora, la cosa che noi possiamo fare, mi scusi, siccome noi quando lavoriamo molte volte capita che ci chiamino delle persone al momento a chiederci delle cose, non lo possiamo fare perché ci dobbiamo dedicare a questi piatti. Alla fine, gli ultimi minuti, se rimangono noi prendiamo nota di quello che ci vogliono chiedere e daremo delle spiegazioni. Rifare il piatto però, non sarebbe, non è il caso perché non abbiamo tempo, signora. Però saranno sempre delle spiegazioni giustamente. Sì. Come devo... Breve. Sì signora, ma perché quindi noi comunque ogni giorno andiamo avanti, non possiamo rifare cose che abbiamo fatto in passato. Lo so, quindi... lo so. Però
sicuramente leggere una cosa e capire il procedimento e averla spiegata così in modo... Sì, signora. Come ti devo dire. Ma questo sta anche nei nostri telespettatori. Se gli interessa qualche piatto, devono comunque li invitiamo a seguirci, perché così seguiamo proprio con molta calma tutto il procedimento. Quindi quello sta nel telespettatore. Perché è successo questo? Perché giustamente la signora Rihanna, che ha fatto la tastiera, sì, ha portato il grano già cotto, giustamente, perché avendo un'ora solo a disposizione non poteva... Sì, però non l'ha fatta solo lei, signora, l'hanno fatta più cuochi, più chef, quindi ma ognuno... anche la signora Elena l'ha portato già cotto, quindi la signora no, l'ha ma... memorizzato... Sì, ma in altri casi, in altre circostanze, qualche altro chef l'ha fatto proprio qui al momento. Ricordo, c'ero anche io, sì, l'abbiamo fatto di sera. No, c'era Luigi che l'ha fatto, però capisci che forse quella... Sì, che signora, io devo andare velocemente perché comunque ho capito bene il suo concetto. Scusami, senz'altro... Che io le no, no, non possiamo dilungarci molto perché dobbiamo dare spazio anche ad altre persone. Comunque ho capito quello che vuole dire lei, cercheremo alla fine di ogni puntata di dare dei chiarimenti. Purtroppo, le ribadisco, non possiamo riproporre un intero procedimento, prenderebbe tutta la puntata, quindi dovremmo rifare sempre le stesse cose, solo ma per non quello. Non rifare il procedimento, solo magari dedicare mezz'oretta di una delle tre trasmissioni che avete solo alle telefonate. Ecco. Ah, va bene, questa è un'alternativa buona. Va bene, signora, la terremo in considerazione, la ringrazio tanto. Possiamo spiegare alla signora perché le chiare uova salgono? Grazie, signora, buonasera, grazie. Sì, lei si riferiva al quesito posto da un'altra telespettatrice, sì, magari lei non ha il capito, problema, ce capito. Lo spieghi lei. Le chiare d'uova risalgono perché le uova non erano fresche e non si sono montate bene. Ah, semplicemente per questo. Ok, molto semplice, in effetti a volte sono dei piccoli passaggi che qualcuno ignora. Allora, abbiamo intanto da fare il nostro riepilogo, partiamo dai ravioli alla silana che abbiamo preparato all'inizio col nostro chef. Vi facciamo vedere questi che sono gli ingredienti, sono 400 g di ravioli, 100 g di funghi porcini, 50 g di burro, 50 g di olio d'oliva, 100 g di panna vegetale, pepe, sale, prezzemolo e aglio. Ci vuole spiegare, chef, in breve il procedimento che ha seguito? La procedura è semplicissima, praticamente si producono prima i ravioli. Ecco, sono questi fatti proprio con la farina di castagna. Con la sfoglia fatta con farina di castagna, a modi della sfoglia della... che si fa per le tagliatelle, mm-hmm, però usiamo la farina di castagna. Il ripieno si fa con le castagne del prete lesse e poi rese a poltiglia, e poi si fa il soffritto di porcini col burro, l'aglio e il pepe nero, e il prezzemolo alla fine, mm-hmm, e si ha un piatto gustosissimo. Un pizzico di panna è a scelta di chi lo prepara. Bene. Quindi questi erano i ravioli alla silana, molto veloce, abbiamo visto nella preparazione, molto rapida. 5 minuti, il tempo di cottura della pasta è già pronto tutto. Perfetto. La stessa cosa per quanto riguarda gli strozzapreti. Strozzapreti alla calabrese, facciamo vedere anche gli ingredienti degli strozzapreti alla calabrese, che sono 400 g di strozzapreti, 100 g di salsiccia piccante fresca, 200 g di pomodorini, aglio, sale e olio. Prego, chef. Questo è un piatto altrettanto veloce, praticamente il tempo che della cottura della pasta si fa soffriggere la salsiccia insieme ai pomodorini, mm-hmm, l'olio extravergine, il pepe e un pizzico d'aglio. Semplicissimo veramente. Ed è molto gustoso. Erano buoni, vero? Fino ad ora erano tutti Perfetto. Buoni. Poi siamo andati a preparare i due filettucci. Abbiamo preparato lo stesso tipo di carne in due modi diversi. In due modi diversi. Quindi facciamo vedere prima il filettuccio in crosta di pane. Sì, abbiamo preso la pasta del pane, si può usare anche la pasta della pizza o si può usare anche un impasto di farina, acqua, strutto di maiale e un pizzico di sale, che è molto più friabile nella cottura, viene più fragrante di quella del pane. E a questo punto l'abbiamo aromatizzata con tutti gli odori, senza soffriggere prima in padella, e non abbiamo messo l'aglio perché chiusa nella crosta avrebbe esaltato troppo il profumo del piatto. Ho capito. Quindi a fine cottura l'abbiamo sporzionata e gli abbiamo spolverato sopra il finocchietto selvatico, che ha dato un sapore particolare. Gli ha dato il sapore particolare della porchetta. Benissimo, quindi gli ingredienti sono 300 g di impasto di pane,
300 grammi di filettuccio di maiale, pepe nero, timo, rosmarino, salvia.